Con gli anni e i casi accumulati, ho notato che la maggior parte delle aziende che si trovano in una situazione di crisi ha un ciclo di cassa impostato male, in totale contrapposizione a quello che dovrebbe essere il modo corretto di far girare il denaro in azienda. Manca in molti casi l'applicazione dei principi basilari della finanza d'impresa. Non a caso, quando inizio a lavorare con un nuovo imprenditore, il ciclo di cassa è una delle prime cose che vado a verificare. Appena un paio di mesi fa abbiamo eseguito questa diagnosi anche sull'azienda di Patrizia, una nostra assistita, titolare di un'impresa con gravi problemi finanziari e di indebitamento nei confronti delle banche. L'azienda lavorava, le banche non si erano ancora ritirate dal concedere le linee di credito, ma lo stato delle casse aziendali non prometteva nulla di buono. Andando ad approfondire le dinamiche del ciclo di cassa, è emerso che l'azienda aveva tempi di incasso molto lunghi. Il pacchetto clienti era problematico e si dovevano sopportare frequenti insoluti. Molti clienti pagavano solo in ritardo, ma c'era una fetta ingente di crediti incagliati e mai svalutati in bilancio, con perdite più o meno pesanti nascosti tra i numeri dello stato patrimoniale. Perdite che, a lungo andare, stavano logorando la solidità finanziaria dell'azienda, minando seriamente la sua continuità. Questo succede generalmente perché i tempi di incasso delle vendite sono molto più lunghi rispetto a quelli di pagamento delle forniture. I fornitori, infatti, venivano pagati in tempi relativamente brevi rispetto a quanto facessero invece i clienti. Un'impostazione che seguono molte PMI per timore di perdere clienti, in alcuni settori più che in altri, ma in ogni caso con un certo grado di diffusione. Anche Giulio, che era a capo di un'attività impegnata nella produzione e nella distribuzione di carne, seguiva lo stesso iter. Ritirava il bestiame dei fornitori, lo pagava entro 20 giorni, rivendeva la carne a diverse tipologie di clienti, molti dei quali non lo pagavano prima di 6 mesi. Quando le cose si mettono in questa maniera, dai oggi e dai domani, l'azienda arriva sul punto di non riuscire più a coprire i costi e l'imprenditore è costretto a utilizzare, fino ai limiti del possibile e a volte anche oltre, le linee di credito come lo sconto fatture, l'anticipo holding, il castelletto RIBA e le loro infinite varianti commerciali. A un certo punto, per stare dietro ai pagamenti e non andare troppo in affanno, Patrizia aveva anche provato a incrementare il fatturato, spingendo di più sulla produzione, ma aveva solo peggiorato la situazione. Più l'azienda fatturava, infatti, meno soldi aveva in casa, perché ogni euro in più di fatturato bloccava denaro nei crediti e costringeva l'azienda a trovare coperture finanziarie da altri canali. Era un cane che si mordeva la coda. Più costi da sostenere, incassi sempre più dilazionati, pagamenti e debiti sempre più difficili da gestire, avevano fatto sì che l'aumento del fatturato rischiasse di mettere in pericolo seriamente la sopravvivenza stessa dell'azienda. Il denaro in questo modo spariva sotto gli occhi dell'imprenditrice prima ancora che venisse accreditato sul conto corrente aziendale. E se mancavano i soldi per riuscire a gestire l'ordinario, Patrizia aveva ancora meno denaro da sfruttare per nuove iniziative o per ripagare i debiti pregressi. La situazione peggiorava man mano che il volume d'affari aumentava. L'azienda stava correndo sempre più veloce verso un baratro, su una strada tutta in discesa. Quello di Patrizia è uno dei casi studio contenuti nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Se c'è una cosa che ho imparato negli ultimi 15 anni e che non mi stancherò mai di ripetere è che un'azienda vince la sua battaglia contro la carenza di liquidità quando la puoi controllare attraverso i numeri. Sono convinto che la maggior parte delle imprese non abbiano bisogno di finanziamenti esterni per l'attività ordinaria, ma debbano autofinanziarsi. Ne sono talmente convinto da aver impostato tutto il mio lavoro a supporto delle PMI su un metodo che introduce nella gestione finanziaria di ogni impresa che assistiamo l'autofinanziamento, il cosiddetto metodo di Domenico. Un metodo attraverso cui cerchiamo di modificare il modello di business e le modalità operative seguite dall'azienda per portarle verso un modello quanto più simile al modello VIPP, un modello che tende al ciclo di cassa perfetto, contrario a quello seguito dalla maggior parte delle PMI. Secondo questa impostazione, infatti, il prodotto o servizio viene prima venduto attraverso specifiche campagne e lanci promozionali. In questo modo il pagamento da parte dei clienti è anticipato rispetto alla consegna del prodotto, quindi viene incassato. Il prodotto viene poi realizzato, acquistato dai fornitori e quindi prodotto. Infine vengono pagati i fattori produttivi, i fornitori, il denaro e le persone. Applichiamo con successo questo modello sia al nostro network professionale che nelle aziende produttive nelle quali abbiamo delle partecipazioni e aiutiamo tutti gli assistiti a raggiungere questo modello di gestione della cassa, poiché più l'azienda si allontana da questo standard, più è alto il rischio di incappare in tensioni finanziarie. Ed è quello che abbiamo fatto anche con l'azienda di Patrizia. Dopo un'accurata selezione dei clienti, che è servita a mantenere principalmente quelli che potevano pagare in tempi ragionevoli le fatture, l'azienda ha iniziato a incassare in tempi
brevi e certi da parte loro. Questa operazione ha dato maggiore ossigeno ai suoi conti, riducendo il bisogno di dipendere in maniera viscerale dai prestiti bancari per coprire le spese. L'impresa di Patrizia stava iniziando a camminare solo sulle sue gambe e ad autofinanziare l'attività operativa. In più, tutti i fattori produttivi, fornitori e collaboratori esterni in particolare, venivano pagati con tempi più lunghi rispetto agli incassi, creando così un anticipo di cassa. Per di più, avendo maggiore disponibilità di denaro, l'azienda era in grado sia di incrementare il fatturato senza gravare sui costi, ma anzi aumentando gli incassi, sia di iniziare a finanziare iniziative di sviluppo mirate a ripagare i debiti contratti. Abbiamo quindi innescato un meccanismo di crescita lenta ma costante che solo una gestione finanziaria improntata all'autofinanziamento può assicurare. Come puoi farlo anche nella tua azienda? L'ho spiegato nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Si tratta di un testo di cui vado particolarmente orgoglioso perché ho racchiuso al suo interno quello che ho imparato in anni di studio e applicazione delle procedure di gestione finanziaria necessarie a far crescere una PMI in maniera sana, equilibrata e libera dai debiti aziendali. Aziende che si finanziano da sole è un distillato di istruzioni pronte all'uso, raccolte attraverso decine di casi pratici e racchiuse nelle 516 pagine del primo libro di finanza aziendale scritto per gli imprenditori e non per gli addetti ai lavori. Un libro in cui si parla di finanza, di aziende, di imprenditori e delle azioni da fare per creare un'impresa in grado di crescere anche senza risorse finanziarie esterne, solo grazie ai propri flussi di cassa. Un concentrato di strategie fondamentali per creare un'azienda che si autofinanzia, ovvero l'unica tipologia di impresa in grado di sopravvivere, crescere e prosperare anche se le condizioni economiche sono difficili. In questo manuale, che trasforma la finanza aziendale in un gioco alla portata degli imprenditori, ho spiegato anche come applicare queste procedure alle aziende che attraversano una fase difficile, come quella che tante stanno vivendo in questo periodo di incertezza economica generale. Puoi acquistare Aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Sono sicuro che non te ne pentirai, come non lo hanno fatto le migliaia di imprenditori che lo hanno già letto. Nel libro non troverai solo semplici teorie, ma la descrizione di come abbiamo applicato con successo le procedure di gestione finanziaria delle PMI basate sull'autofinanziamento a più di 2000 imprese. Imparerai a ricavare il denaro necessario a realizzare i tuoi progetti o ripagare l'indebitamento della tua azienda senza ricorrere ai finanziatori esterni attraverso la narrazione delle soluzioni che abbiamo applicato nei progetti di affiancamento operativo e ristrutturazione finanziaria che abbiamo concluso con successo. Il libro contiene decine di storie di imprese molto differenti tra loro. Ci sono casi di aziende tessili, ma anche di imprese calzaturiere. Si parla di aziende di meccanica e di imprese produttrici di gabbie per animali, di negozi di elettronica e di supermercati. Leggerai storie di imprese a conduzione familiare con un paio di collaboratori, ma anche di aziende con più di 90 dipendenti. Esempi di imprese che non hanno avuto più bisogno delle banche per finanziarsi, ma che grazie a una gestione ottimizzata della liquidità hanno trovato al loro interno i soldi necessari per continuare a crescere e restare in buona salute. Storie di imprenditori che hanno trovato accordi vantaggiosi con i loro creditori, cambiato approccio con il fisco trasformandolo da nemico in alleato, ridotto le spese e migliorato i margini di profitto senza rinunciare al fatturato buono, rifiutato di sottostare ai capricci delle banche e ottenuto i finanziamenti necessari all'espansione. Come hanno fatto? Puoi scoprirlo leggendo i casi studio raccolti nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Attraverso la narrazione dei casi che abbiamo affrontato, imparerai a capire se la tua impresa brucia cassa o genera abbastanza utili rispetto a quanto ci investi e ai rischi che corri. Capirai dove finiscono i soldi che entrano nelle casse aziendali e perché dal bilancio non riesci a capirlo. Scoprirai se sei schiavo dei debiti della tua azienda e cosa puoi fare per non diventarlo prima che sia troppo tardi. Conoscerai gli strumenti per far crescere il tuo business anche se le banche non ti concedono più un centesimo e troverai il modo per creare la struttura finanziaria della tua azienda che non ti farà mai di trovare in una situazione di tensione. Scoprirai come ho creato la mia azienda senza i finanziamenti bancari e imparerai a diversificare le fonti di finanziamento della tua attività per darle le basi finanziarie più adatte alla crescita. Capirai perché l'autofinanziamento garantisce una crescita più stabile rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle banche o dagli investitori. Conoscerai le quattro leve interne all'azienda da sfruttare per finanziarti anche quando le banche non ti danno credito. Troverai le strategie per espandere l'attività usando solo le forze generate dal modello di business. Scoprirai che le tecniche per arrivare all'autofinanziamento possono essere utilizzate per evitare ogni genere di crisi aziendale. Imparerai a sviluppare un'analisi strategica per la tua attività che ti permetta di cogliere i suoi punti di forza e quelli di debolezza. Capirai quali sono i segnali di crisi aziendali e imparerai a prevenirla. Imparerai a trasformare i debiti in liquidità per l'azienda grazie a tecniche di negoziazione applicate alle aziende in difficoltà e scoprirai molte altre soluzioni per la gestione finanziaria della tua azienda o la ristrutturazione dei suoi debiti
alle quali probabilmente non avevi mai pensato o che non sapevi come realizzare. Acquista anche tu aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.